Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Elden Ring. Allora ragazzi, in realtà io sto proseguendo direttamente dallo scorso video. Non so ancora in realtà se farò una breve serie, se farò una serie lunga, se mi fermerò al primo video che ho portato, ma nel dubbio ragazzi, per il momento, io visto che voglio comunque andare avanti a giocare, registro lo stesso e poi si vedrà. Qui vedete, la scia di grazia ci dice di proseguire, ma non è quello che voglio fare oggi. Innanzitutto voglio vedere un attimo i tasti, perché vedete, non è che ci sia molta scelta di tasti, non ci sono moltissime opzioni. Io con una tastiera, con tutti i tasti che ha, mi sarei aspettato la possibilità di giostrarmela un pochino meglio. E quindi sono un pochino incerto, anche perché ad esempio i tasti dove ho messo l'anello di torrente, io non li ho, cioè non c'è una corrispondenza qua, non mi viene indicato da nessuna parte. Avevo già controllato prima, appunto, quando avevo fatto il primo test per settare un po' i comandi. A meno che non siano questi qui, muovi visuale, cambia bersaglio. Questi non li ho proprio impostati, ragazzi. Non lo so, provo a mettere il tastierino numerico e vediamo un po' se per caso... Ok, così ho messo le quattro frecce del tastierino numerico e vediamo se va bene. Per il resto, appunto, ho cambiato, come vi dicevo l'altra volta, la barra spaziatrice per saltare, anziché per rollare e per scattare, perché è chiaramente il tasto più comodo per quel che mi riguarda per il salto, anche perché memoria muscolare e il mio cervello mi fanno dire barra spaziatrice uguale salto, quindi da lì non si scappa, ragazzi. Sulle altre cose, dovrò ancora fare dei test, perché anche ad esempio adesso per uscire dai menu, come faccio a tornare indietro? Non mi è chiaro ancora. È un pasticcio. E anche questo anello adesso io l'ho messo qui, però tutte le volte che voglio chiamare torrente, se non ho un tasto corrispondente, che cavolo faccio? Mi tocca per forza riaprire con ESC il menu principale e cliccarlo da lì? Cioè, capite che facendo così è scomodissimo? Quindi credo proprio che me lo metterò qua, negli oggetti rapidi, e pazienza, non potrò sfruttare quei tasti aggiuntivi, però me ne faccio ben volentieri una ragione, ragazzi. Più avanti poi, se ci saranno tanti altri oggetti, si vedrà. Però sicuramente questo è molto molto più comodo per quel che mi riguarda. Oltretutto, essendo uno dei pochi, credo, che si ostina a giocare mouse e tastiera anche questo gioco, non so se troverò mai delle informazioni in proposito per ottimizzare i settaggi. Ad ogni modo, adesso ragazzi, la mia intenzione non è, come vi dicevo, di seguire la guida di grazia, non voglio andare oltre questo portale, ma voglio dedicare un po' di tempo a migliorare le mie abilità, o meglio, a riprendere un pochino la mano, anche perché andando giù di qua si va verso il castello, si va verso la boss fight, credo, anzi non credo, sono abbastanza sicuro, contro Margit. Però qui abbiamo un sacco di roba da fare. Innanzitutto c'è questo accampamento che dobbiamo assolutamente pulire, ragazzi. E io sono un samurai, ma credo che farò un po' l'assassino de... Ok, non era chiaramente questo quello che volevo fare, ragazzi. Volevo prenderlo con un backstab. Vabbè, pazienza, ecco. Mannaggia a me. Però l'abbiamo comunque portata a casa. Allora, vediamo un po' cosa c'è in questo baule. Raccoglio oggetto, spadone del vassallo. Ok, è uno spadone. Avevamo trovato la spada, che quindi è un pochino più piccolina, credo anche un pochino più maneggevole, e sinceramente per il momento io però preferisco continuare a mantenere la mia Uchigatana da samurai. Mi trovo molto molto a mio agio con quest'arma. Ora, come vi dicevo, la mia intenzione, ragazzi, è cercare di muovermi di soppiatto nelle ombre e fare un po' l'assassino... ma perché parlo? Che tutte le volte me la... Oh! Abbiamo ottenuto anche un drop. Ah, vabbè, dei dardi del vassallo. Va bene, me li prendo. Tornano sempre utili per quando avremo magari poi una balestra. Però proseguiamo. Ecco, questo mi ha subito visto. Non ho neanche potuto andare stealth. Aia!
Che cavolo, dammi il tempo un attimino, scusa, eh. Meglio che mi allontano un attimo, va? Se questo video uscirà, ragazzi, vedrete un sacco di fail, molto probabilmente, perché, come ho detto, sono ancora molto molto arrugginito, non ho ancora trovato un setup di tasti che mi soddisfa, e quindi credo proprio che farò un sacco di pasticci tipo quelli che avete già visto. No, intanto non mi molla, è venuto fino qua a prendermi questo qua. Va bene, accontentiamolo allora, vediamo di dargli soddisfazione. Aia, ok, no, troppa soddisfazione. Via, alzati. Mamma mia, ragazzi. Ok, allontaniamoci ancora con torrente. Magari proviamo anche il combattimento a cavallo, ma meglio di no. Lo proviamo poi più avanti. Adesso intanto mi curo, che sono moribondo. Non è iniziato bene, è il nostro rapporto. Tu e io dobbiamo risolverla abbastanza in fretta, sta cosa. Oh, ok. Molto molto meglio. Va bene. Ritorniamo nell'accampamento. Allora, torniamo di soppiatto. Qua c'è un oggetto. Ok. Un frammento di rovina. Ok, un oggetto da crafting. E qua c'è una... Ma sta dormendo? Sta cagando? Vabbè. Ok, per fortuna comunque non l'ho allertato, quindi è stato molto semplice tirarlo giù. Ok, proseguiamo quindi. Allora, laggiù ci sono dei pipistrelloni. Per il momento vediamo di non attirarli. Però qui c'è... Ma porco Giuda, ma sempre vi dovete girare quando sto arrivando. E non perché mi sentano, perché sono... perfettamente stealth, silenziosissimo, ragazzi, però mi beccano tutte le volte, accidenti. Ecco, forse mi hanno beccato anche i pipistrelli, vero? Proviamo ad andare dentro l'accampamento, magari mi lasciano stare. Forza. Ok, c'è la musica di combattimento in sottofondo. Figurati se mi lasciano stare sti qua, non mollano. Ok, forse mi hanno mollato, non sento più la musica di combattimento in sottofondo. Ok, sì, si è tranquillizzata la situazione. Bene. Proviamo da quest'altro lato, vediamo un po' se possiamo eliminare qualche altro soldato. Oh, eccolo qua, un soldato. Allora, ma andiamo senza fare lo stealth, va? Tanto mi sa che, infatti, alla fine conta molto la velocità di esecuzione con la spada che ho, con la mia Uchigatana. Qua ce n'è un altro, vediamo di non attirare troppo l'attenzione. Questo lo prendiamo stealth, è troppo facile farlo. Sì, ok. Finalmente ce l'ho fatta, ragazzi, ne ho preso uno alle spalle, che soddisfazione. Ok, devo dire che sono piuttosto poco reattive queste guardie, questi soldati, cioè gli ho ammazzato un sacco di compagni praticamente di fianco a loro e non hanno minimamente reagito, il che da un certo punto di vista non guasta perché sono veramente in tanti e quindi... Non è fattibile, secondo me, se non in questo modo. Uno o al massimo due per volta. Ok, anche questo è andato. Quindi possiamo lootare anche quest'altro baule. Fantastico. Vediamo un po'. Flagello. Oh. Ok, un'altra arma interessante. Però... Vediamo di capire un attimino come funziona da quest'altro lato. Allora, lì c'è quello che ha tutta l'aria di essere il capo dell'avamposto, quindi lasciamolo stare per il momento. Vediamo di qua. Allora, qua c'è un soldato, quindi vediamo se le pietre qua riescono a nascondermi. Ok, sembrerebbe di sì. Ok, lui non fa la ronda, è in posizione fissa. Oh, mi ha visto?
Ah, bon. Ha visto, ha sentito qualcosa, ma ha già subito cambiato idea. Ok, e c'è anche un lupo. Va bene, quindi vuol dire che devo aspettare che il lupo e l'altro soldato si allontanino se voglio prendere quello. Allora, piano piano. Se salto sto muretto li allerterò. Va, proviamoci. Nessuna reazione sembrerebbe. Ok. Oh, ok. E anche questo è andato. Via, via, via. Vediamo se reagiscono i suoi amici oppure no. Ok. Sembrerebbe di no. Non mi hanno visto. E il fatto che ci sia un cadavere lì non ti fa fare niente? No, gliene frega assolutamente niente. Ok, e allora ne approfittiamo, ragazzi. Prima il soldato. Voilà. E poi togliamo di mezzo anche il lupo. Però portiamocelo dietro un po'. Che se c'è anche... Eh no, c'è anche il soldato, accidenti. Va bene così. Ok, il lupo intanto è andato. E anche il soldato. Ne sta già arrivando un altro. Che cavolo. Allora, proviamo a vedere se... Se io mi allontano abbastanza, gli passa? Torna a fare la sua ronda normale? Sembrerebbe di sì. Oh, ho avuto troppa fretta, forse. Zitti, zitti. Sì, non sono proprio svegli, sti soldati. Hanno qualche problemino. Ok, è fatta, ragazzi. Credo di aver pulito praticamente tutto l'accampamento. Fatto salvo per il super soldato che sta facendo la ronda avanti e indietro qua davanti. Ok, eccolo. Forse mi aveva sentito perché... Allora. Aia. Speravo di fargli un po' più male, accidenti. Io li odio i lancieri, ragazzi, e questo è pure un lanciere, accidenti, ci mancava solo questa. Non riesco mai ad affrontarli in maniera tranquilla, quelli con la lancia. Sono tesissimo. Neanche fosse una boss fight, praticamente. Capire come muoverlo. Ecco, forse non così. Dai che ce l'ho fatta, ce l'ho. Non ce l'ho fatta. Credevo di avercela praticamente fatta e gli è rimasto uno sputo di vita, accidenti. Allora, torniamo quindi in vita. È inutile andare alla statua di Marika, tanto è comunque qua vicina. E niente, ragazzi, ora riproviamo. Tra l'altro è pure arrivata la mattina, chissà se di giorno sono un pochino più reattivi oppure no. Allora, riproviamo facendo la stealth. Stavolta... Ma no, ma di nuovo, ma che cavolo. Ok, forse devo prima mettergli il target addosso, evidentemente altrimenti non me lo fa il backstab. Va bene, prossima volta ci riproviamo in quel modo, ragazzi. Intanto adesso mi tocca affrontare un altro lanciere, accidenti. Oh, si è calmato? No. Ok, mi stava semplicemente caricando l'attacco. Però mi ha dato una bellissima finestra da sfruttare. Aia. Dai, rifallo. Ok, è mio. Ce l'abbiamo fatta. Certo, però, perdere metà vita per un soldato semplice non è proprio il massimo, eh. E che faccio? Me la faccio di corsa? Vado a recuperare le mie anime. Non sono anime, le mie rune. Intanto togliamo di mezzo questo che c'è la tromba. E se la suona, poi sono loro che trombano me, quindi no, 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 mi ha visto. Via. Che cavolo. Ogni tanto la telecamera fa dei brutti scherzi, però anche questo è a posto.
non oso immaginare la telecamera negli spazi stretti, ragazzi, perché se fa ste cose durante l'open world, cosa fa nei cunicoli? Però è un Souls praticamente come impostazione, quindi sicuramente saranno più o meno le stesse cose, le stesse problematiche che c'erano nei Souls. From Software è sempre lei, del resto. Allora, proseguiamo. Togliamo di nuovo di mezzo anche questo. Non mi è partito. Sì, quindi mi sa che devo per forza fare il lock se voglio fare il backstab. Adesso così in paga ho allertato anche quest'altro, accidenti. Ok, anche questo è andato. Le rune sono qua davanti. Io le prendo, ragazzi. E poi piuttosto scappo. Corri, corri, corri. Aia, aia, aia. No, 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 le rune. Le ho prese? Dovrei averle prese. Sono morto nello stesso posto, praticamente. Quindi non è cambiato niente. Però, ok, va bene. Abbiamo salvato le rune, anche se per un soffio. Va bene, riproviamo. Sinceramente, ragazzi, non so appunto se porterò questi video sul canale. Certamente non ho molto tempo da dedicare per fare un editing di questi video, quindi se li porterò magari come long play, quindi probabilmente ci saranno un sacco di fail, un sacco di momenti morti, un sacco di errori, e quindi non lo so quanto potranno essere interessanti. Tipo questo fail, per carità, per quanto possa magari essere stato divertente da vedere, per me che l'ho giocato non lo è stato così tanto. Ok, siamo di nuovo qua. No, mi ha visto, accidenti. Ero contento che non mi aveva visto il soldato di destra e mi ha visto quello di sinistra, mannaggia. Va bene, allontaniamoci, va? Portiamolo fuori da qua. Dai, vieni. Forza. Ok, sistemato. Voilà. Comunque, stavo dicendo, ragazzi, nel caso appunto questo video veda la luce sul canale, beh, non aspettatevi tanti tagli perché non ho il tempo fisico di farli. Io voglio comunque andare avanti a giocare e visto che sono sempre lentissimo con l'editing, meno li edito questi e meglio è per me, chiaramente. Quindi vi chiedo scusa magari se la qualità in alcuni casi non sarà un granché, però insomma questo è quanto. Volevo dirlo, ci tenevo a dirlo in qualche modo durante il video, quindi mentre rifaccio tutta questa strada, ragazzi, mi sembra il momento buono per farlo. Ok. Sto cercando di ripulire di nuovo un pochino alla bene e meglio tutto l'accampamento, tanto bene o male adesso più o meno le posizioni dei soldati le ho viste. Mi ha visto? Come ha fatto? Sono dietro la pietra, sono fermo. Forse ha visto il cadavere dell'amico, perché non è possibile che abbia visto me. Allontaniamoci un attimino per sicurezza. Eh sì, mi sa che... Non lo so. Sta venendo dove ero io, quindi forse mi ha sentito? Ok, gli è passata comunque. Ok, da bravo. Non ti girare adesso, mi raccomando. Ok. Comunque alla fine non è vero, non serve il target, ragazzi, per fare il backstab. Quindi semplicemente forse non ero posizionato bene. Allora, riproviamo a prendere le anime? Continuerò a chiamarle anime. Tra l'altro non sono dove sono morto. Sono in una posizione molto molto più comoda da recuperare. Oh, meno male. Così non abbiamo neanche allertato sto... Ecco, adesso sì però che l'ho allertato. Sono stato troppo imprudente. Va bene, vediamo di allontanarci.
Viene? Eh sì, continua a venire. E allora devo per forza affrontarlo, ragazzi. Vabbè, almeno così è un'occasione per capire qualcosa di più del suo moveset. Se riesco ad affrontarlo vicino alla grazia, è meglio. Perché almeno così non rischio di perdere di nuovo tutte le mie rune. Niente, non ce la faccio. Mi fa sempre un botto di danno, ragazzi. Non riesco a danneggiarlo, praticamente. Non capisco quando è il momento buono per andargli addosso. L'attacco in salto non l'ha stordito. Aia. Ho già finito praticamente le mie ampolle. E niente, mi sa che non andrà bene neanche questa volta. Aia. Infatti. Va bene. È evidente che non ho capito ancora bene come affrontarlo, ragazzi. Comunque mi rendo conto che ho un po' di problemi con i tasti ancora, anche perché usando i tasti con Warframe, che sono già diversi da quelli di Genshin Impact, che sono ancora diversi rispetto a quelli che ho settato adesso su Elden Ring, beh, ogni tanto mi viene da premere il tasto sbagliato, ragazzi. però vabbè, farò dei test in questi giorni. No, ha suonato la campana il maledetto. Allontaniamoci, guardate quanti sono. Tutti su di me vengono. E qui o vado direttamente alla grazia, oppure tanto sono morto praticamente. Dov'è la grazia? Perché non ci sono alla grazia? Dovrei esserci. Vabbè, usiamo torrente, va. Me ne vado. Aspettiamo un attimo e poi torneremo, ragazzi. Ho fatto l'errore di fargli suonare la tromba, quel maledetto. Ok, basterebbe in realtà anche solo che si diradassero un po'. Se non vengono tutti assieme, forse ce la possiamo anche fare. Allora, viene da solo quello là. Gli altri stanno tornando tutti indietro. Perfetto. E allora, fatti sotto. Voilà. Ha droppato. Ah, vabbè, dei dardi. Va bene, come dicevo, fan sempre comodo, però. Almeno non li devo comprare. Preferirei delle frecce, sinceramente. Perché preferisco gli archi alle balestre. Vabbè dai, non è andata così male, anche se ha suonato la tromba. Non tutto il male viene per nuocere. Alla fine non siamo morti, quindi va bene, ragazzi. Piano, piano. Non so se è una buona idea quella che sto facendo, ragazzi. Ok, lui mi ha visto, accidenti. Anche l'altro mi ha visto, ok. Non è stata una buona idea. Boh, l'altro sembra esserci già dimenticato di me, quindi ottimo. Hanno, come dire, sembrano avere la memoria di un criceto sti cosi. Non si ricordano praticamente 5 secondi dopo che ti hanno visto, si sono già dimenticati. Per carità, è comodo, per affrontarli. Ok, anche questo è andato. Stavolta lo prendiamo alle spalle? Sì, meno male. Temevo che si girasse come aveva fatto l'altra volta. Boh, direi che la situazione si è di nuovo tranquillizzata, ragazzi, quindi a sto punto io ci riprovo, ripulisco di nuovo l'accampamento e poi vediamo se riesco ad affrontare in maniera un pochino
più efficace il boss, che non è un boss, però il capo dell'accampamento, diciamo. Il soldato scelto. Allora, vediamo un po' la situazione. No, questo viene molto deciso verso di me, quindi forse mi ha visto. Ok, no. Come non detto. Vabbè. Meglio così. Voilà. Togliamo di mezzo anche il lupo. È cambiata all'improvviso la luce, ragazzi. Forse sta arrivando il tramonto. Di già. Ecco, da bravo, fatti prendere alle spalle. Ok. Qua c'è un altro lupo che prendiamo di mezzo. Ed è rimasto solo. Credo. Qua ci sono anche delle scale che scendono. Vediamo un po'. Un dungeon. No, un tesoro. Ottimo. E chi sono io per dir di no? Aggiungere abilità. Oh, abbiamo trovato una cenere di guerra. Ottimo. Quindi possiamo conferire alle nostre armi questa speciale abilità. Interessante. Oh, uso un coltello d'affilatura nei pressi di un luogo di grazia per infondere affinità agli armamenti delle ceneri di guerra. Ah, quindi serve un coltello, non possiamo equipaggiarle a nostro piacimento. Vabbè, intanto abbiamo trovato il pestone tempesta, che poi dovremo provare. Oh, e anche un coltello d'affilatura. Ottimo! Beh, non è andata affatto male, sinceramente. Va bene, quindi usciamo di qua e proviamo ad affrontare il cavaliere. Si stava girando, mamma mia. È andata fin troppo bene. Allora, prendiamo un po' di distanza e vediamo di capire un po'. Ok. Aia. No, ho sbagliato. Mi fa troppa paura, ragazzi. Dovrei stargli molto più vicino, probabilmente, ma... I lancieri proprio mi terrorizzano. E poi con sto scudo a torre, caspita, non gli faccio mai niente. Sbaglio sempre il tempo. Ok. Però si copre subito. Non è una finestra quella. Aia, aia, aia. Via, via. Niente, non capisco quando è il momento buono per colpirlo. Via! No, 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 no! Alzati! Lento ad alzarmi, mannaggia, per fortuna non mi ha preso. Niente, ragazzi, non riesco a leggerlo, non riesco a capire quando è il momento buono per attaccarlo. Perché appena attacca lui si para subito con lo scudo a torre e quindi, boh! Ops, non volevo fare questo. Però potrei provare a dargli un po' di fastidio magari con l'arco. Così provo anche un po' l'arco, visto che non l'ho ancora usato. Allora, vediamo un po'. Sarà un fallimento probabilmente. Infatti, dovrei sprecare una valanga di frecce per fargli qualcosa. Quindi lasciamo perdere l'arco, non è il caso contro questo qua. Oh, si è aperto. Aia, aia. Gli ho fatto un po' di male, però ci vuole ancora un po' troppo, ragazzi, per ucciderlo. Vediamo un po' se a bordo di torrente
No, dall'altro lato, dall'altro lato. Attacca dall'altro lato, maledetto. Niente. Devo anche capire come funzionano i combattimenti sopra torrente, perché evidentemente non è il modo giusto questo per usarlo. Non lo so, ragazzi, mi viene in mente di fare una manovra un po'... un po' da imbroglione, se vogliamo. Vediamo un po'. Non è il modo, diciamo, giusto per farlo, eh. Cioè, dovrei... niente, continuo a seguirmi. Però quello che voglio fare è semplicemente far perdere le mie tracce. Se è come i suoi sottoposti, presto si dimenticherà di me e tornerà a fare la sua ronda normale, in mezzo ai cadaveri di tutti i suoi colleghi. E in quel momento, beh, io lo prenderò di nuovo alle spalle. So che non è il modo più onorevole, forse, per affrontarlo. Intanto qua c'è un teschio, vorrei riuscire a romperlo. Ok, così ci prendiamo anche un po' di rune. Però, ragazzi... Intanto, tra l'altro, non mi segue più. Forse ce l'abbiamo già fatta. Si è già dimenticato di me? Boh, non lo vedo. Si è già dimenticato. Eccolo là. Sì, forse sta tornando a fare il suo giro normale. So che non è, appunto, il modo più onorevole di farlo. Alla fine non sono riuscito a impararlo, il suo pattern, ragazzi. E questo quindi probabilmente mi si ripercuoterà più avanti nell'avventura. Però per il momento mi accontenterei già di ammazzarlo, anche se facendolo in questo modo un po' malandrino. Ok, si è girato. Beh, sei stato davvero molto molto fastidioso, ma è il momento di dirsi addio. Anche se tanto probabilmente respawnerà quando mi siederò alla grazia. Qua abbiamo delle farfalle ardenti, ok. Non ci avevo fatto caso che si potevano recuperare queste farfalle. Ah, che soddisfazione, ragazzi! Anche se non è andata come avrei tanto voluto, però ho comunque liberato l'accampamento. Ci è voluto molto più di quello che avrei voluto, però almeno è servito a farmi riprendere un pochino in mano i comandi, anche se appunto sono ancora un po' rigido. Qui abbiamo un'altra grazia da attivare, tra l'altro, quindi sono abbastanza vicine una all'altra, devo dire. Però facciamolo, perché comunque è sempre comodo avere più punti dove poter salvare i nostri progressi. E qui abbiamo anche ceneri di guerra adesso. Ok, quindi adesso possiamo fornire delle abilità speciali alle nostre armi. Benissimo. Ok, facciamo subito una prova. Andiamo a prendere il nostro pestone tempesta. Qui possiamo scegliere se fare un'infusione standard o quality. Quality mi cambia un po' le statistiche. Però proviamo, vediamo un po'. Ok, quindi adesso è infusa. E credo che... Ok, possiamo fare annulla miglioria se vogliamo. Fantastico, quindi volendo possiamo anche tornare indietro. Avevo un po' paura che questa cosa non fosse così nel gioco finito. Avevo un po' paura che fosse una cosa caratteristica della CNT giusto per mostrare il gioco. Ma per fortuna invece da questo punto di vista Elden Ring è diventato molto molto user friendly rispetto a un Dark Souls. Allora, già che ci siamo e abbiamo un bel po' di rune, io farei anche un paio di livelli. In realtà ne posso fare solo uno, mi sa. E... non lo so. Vediamo un po'. Spiegazione. Fede... no. Ok. Arcano. Relativo alla scoperta. Sì, quindi mi ricordavo giusto. Arcano è l'attributo corrispondente alla fortuna.
influisce anche, madonna, un punto vita in più, non sarà troppo, però sì, per il momento facciamo un livello di arcano, poi si vedrà. Avrei forse dovuto scegliere vitalità, perché sono comunque ancora terribilmente fragile, ragazzi. Però, vabbè, la prossima volta. C'è sempre tempo per farlo. Bene, è più di mezz'ora ormai che sto registrando. Però, per salutarci, ragazzi, volevo almeno provarla l'abilità che abbiamo infuso sulla nostra katana. Se solo mi ricordassi la combinazione di tasti giusta, accidenti. No. No. E... vabbè, questo è l'attacco in salto normale. Oh, eccolo qua. Perfetto. Certo, sarebbe da testare contro dei nemici, però intanto sembra un ottimo sistema per controllare un po' tutti i nemici attorno a noi, quindi contro dei gruppi potrebbe essere un'abilità interessante. Allora, vediamo un po'. Attiriamo un soldato intanto. Ne basta giusto uno. Aia, non era quello che volevo fare, accidenti, maledetto! Vabbè, avrei voluto testare l'abilità, ma alla fine mi sono fatto un po' prendere la mano. Ok, mi ha visto il lupo. Riproviamoci, ragazzi. Dai. Non mi ricordo più il tasto. Ok. Com'era? Cazzo, l'ho fatto un attimo fa. Ma l'ho fatto un attimo fa, non mi ricordo più, accidenti. Ma che cavolo. Allontaniamoci ancora un po'. Vabbè, a sto punto... vabbè, se viene da solo un tentativo potrei ancora farlo. Ah, era shift. Ok, interessante. Finalmente sono riuscito a provarla, accidenti. Certo però che... mamma mia quanti errori. Vabbè ragazzi, è evidente che devo fare ancora molta molta pratica con i comandi di questo gioco. E detto questo, io mi siedo di nuovo al falò, alla grazia. E vi do appuntamento alla prossima. Intanto... sì... farla quality toglie un po' di danno e avevo visto bene anche, quindi ecco perché non l'avevo ammazzato così in fretta come le volte scorse il soldato. Per ora non la infondiamo la katana e niente ragazzi, a questo punto io vi saluto qui e vi do appuntamento, se ci sarà, al prossimo episodio. Ciao ciao.